nata in Africa, sono cresciuta in Africa tra gli animali, gli spazi, le piante e perciò l'amo tantissimo. Colobus Trust è nato perché abbiamo trovato tanti colobus morti per strada. Dunque la strada di Diani taglia in due la foresta di una volta. Le macchine corrono, il colobus è un animale lento, investivano tutti questi colobus. Stufi di vedere tutte queste bellissime scimmie morte per strada, abbiamo iniziato il Colobus Trust circa 15 anni fa e così è nato il Colobus Trust per salvare questi animali e la salvaguardia della foresta, perché purtroppo ogni centro quando incomincia a ingrandire lo sviluppo, prima cosa che distruggono sono le foreste. Per cui noi combattiamo sia per le foreste e i primati, gli animali. Uno dei problemi che abbiamo sono le tagliole che mettono in giro per catturare questi animali, che purtroppo non sempre poi se li mangiano perché li troviamo morti, troviamo cani morti, gatti morti, scimmie e i sunni che sono questi antilopi che ho io. Dunque la sunni, trovammo la mamma morta nella tagliola, sunni era ancora attaccata col cordone ombelicale, l'ho portata qua e con la bottiglia l'ho incominciata a levare e si è domesticata e è stata qua. Abbiamo una bella equipe, un direttore, una primatologa, dei bravissimi ragazzi africani che sono molto molto dedicati e andiamo avanti anche molto col volontariato. Abbiamo volontari che vengono, pagano per venire da noi, per cui noi gli diamo l'alloggio, da mangiare e tutto, però loro devono lavorare insieme ai nostri ragazzi a fare i vari lavori che svolgiamo. La Safari Link, che è una compagnia che ha voli all'interno del Kenya, nei vari parchi, vanno nei vari parchi, nei vari centri in Kenya. Quando loro hanno aperto la rotta da Nairobi a Diani, si sono messi in contatto con noi e ci hanno offerto di darci $2 per ogni cliente che vola Nairobi, Diani o viceversa. Ci hanno anche donato il tuk-tuk, il piccolo mezzo di trasporto che è molto comodo per noi. Poi abbiamo molti alberghi che diventano soci della Colobus Trust e anche lì pagano una retta annuale per essere soci e noi in cambio loro ci chiamano per ogni emergenza che c'è nel loro albergo con scimmie, scimmie ammalate, scimmie ferite, problemi di scimmie con i turisti, eccetera. Piantare alberi, incoraggiare i residenti di Diani, i bambini delle scuole rurali intorno a piantare alberi. Cerchiamo di formare dei gruppi, perché le scimmie vanno in giro a gruppi, e riabituarle a non essere più indipendenti dall'essere umano. Infatti non lasciamo la gente che si avvicini,
gli unici che possono andare lì dentro è chi gli dà da mangiare e pulisce le gabbie. Quando noi pensiamo che siano pronti per essere messi in libertà, allora li mettiamo come gruppo, come una truppa. Li marchiamo e poi con i volontari e il nostro personale per più di un mese li seguiamo, li monitoriamo. Purtroppo devono stare chiusi in gabbia al minimo di 2 anni. Quest'anno nella stagione le possiamo rilasciare nella stagione delle piogge, quando c'è il cibo. Qui la gente non realizza che prendendosi una scimmia, tenendosela come il mio bel bambino, in realtà poi significa al minimo 2 anni in gabbia. Questa è una delle nostre ex scimmie. Feriti, sia perché sono stati investiti da una macchina, i fili della luce, qualsiasi cosa, noi li andiamo a prendere subito e li portiamo immediatamente qua, per non traumatizzare l'animale che deve andare dal veterinario, poi tornare qua, eccetera, eccetera, eccetera. Se abbiamo un volontario veterinario, allora è un bonus per noi. Andrea, la primatologa, sa già. Però le cose più serie, allora chiamiamo subito il veterinario, certo, e lui fa tutto il necessario. E cerchiamo in questo modo di non traumatizzare l'animale. Cerchiamo di tenerli massimo 2 o 3 giorni per poi rilasciarli nello stesso gruppo da dove li abbiamo trovati. Quindi prepariamo tutto il cibo per gli animali, per le scimmie. E questa è la nostra clinica. Ci possiamo fare tutto da qua, operazioni, abbiamo il flebo, l'aria calda, la luce, lampada calda, abbiamo tutte le medicine, per cui l'unica cosa è per arrivare subito ai veterinari. Betsy era un baby colobus che è stato trovato in uno degli alberghi qua. Loro ci hanno chiamato, noi abbiamo cercato per vedere se c'era una madre in giro. Abbiamo guardato, c'era un fratellino che continuava a scendere a prenderlo, però o uno dei maschi più grandi, penso. Prima di tutto era maschio e non aveva latte. Il secondo non sapeva come tenerla bene e Betsy continuava a cadere. Però il nostro scopo era di trovare la madre. Verso sera, dopo che Betsy è caduta 6 volte, abbiamo detto non possiamo lasciare Betsy fuori nella notte, né possiamo permettere che continui a cadere, anche perché se batte la testa poi va in epilessia e poi muore. Allora l'abbiamo riportata al Colobus Trust. Nei giorni seguenti abbiamo mandato di nuovo i volontari a cercare una madre che non abbiamo mai trovato. E Betsy è rimasta con noi. Allevata dalla nostra primatologa, sempre attaccata a lei, abbiamo incominciato a guardare su internet, chiedere, perché il massimo, io ne allevai 1 anno fa e mi durò 21 giorni. Uno zoo in San Diego 33 giorni. E un altro 59 giorni. Adesso il Colobus ha 4 stomaci ed ha una dieta solo vegetariana di particolari alberi. E nessuno sapeva dirci cosa fare con questo Colobus, come,
Comunque abbiamo provato col latte di capra diluito con vitamine dentro e una volta alla settimana con una puntina di popò di colobus femmina per darle un po' di immunità o qualcosa di un colobus che l'aiutasse. Infatti vedevamo che quando glielo davamo lei era molto molto arzilla, per cui ci siamo resi conto che, o se la vedevamo che era un po' giù, triste, un po' di popò. E abbiamo avuto gli alti e i bassi, molte cose abbiamo imparato, abbiamo poi superato i 33 giorni, abbiamo superato i 59 giorni, il secondo mese ci sembrava incredibile. Nessuno riusciva a crederci che un colobus angolensis della nostra specie si è riuscito a sopravvivere. Perché poi qua in Kenya abbiamo tre tipi di colobus, l'angolensis che è il nostro, la goresa e poi il colobus rosso. La nostra specie era la più delicata di tutte, per cui io ho un carissimo amico, un bravissimo veterinario che sta a Dar es Salaam in Tanzania. Io non so quante volte l'ho telefonato, tutte le ore del giorno e della notte, cosa devo fare, Betsy così, Betsy colà. Comunque ci siamo riusciti, oggi Betsy ha quasi 7 mesi ed è, penso che sembra che ce l'abbia fatta. I'm the conservation manager here at the Colobus Trust. We've been here now for about a year. I've looked after her since the day she came in. For the first 3 months we was in constant contact, almost 24 hours a day. I had maybe a 20 minute break for a shower. And that was it. She was wrapped around me in a little beach sarong. I would feed her goat milk from the bottle. She would sleep with me at night. She isn't actually. She is okay. She hasn't, which is something we weren't concerned about. If she starts showing signs of jealousy, then aggression comes with that. If she sees the baboon, she tells them off. So she, ooh, ooh, which is their warning sign. She doesn't like the baboon at all. And we've just been very apprehensive with the colobus. Consigli utili per i turisti, che non è solo per il Colobus Trust. Quando comprate le statuette di legno, soprattutto che sia di legno sostenibile, di non raccogliere le conchiglie, perché noi siamo anche molto amanti del nostro mare qua, guardate, non toccate, non portate via e non incoraggiate i ragazzi di vendervi conchiglie, tanto è proibito, per cui rispettate l'ambiente quando venite. E Shuti V, grazie tanto.